Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Chi segue assiduamente il mondo Nintendo e le news relative alla sua console ibrida, la Switch, saprà che ci sono degli argomenti che ciclicamente vengono proposti all'attenzione del pubblico, rumor gettonatissimi che puntualmente vengono dati per certi, ma poi si risolvono in una smentita da parte di Nintendo e in un nulla di fatto. Oggi quindi non andremo a parlare né della Metroid Prime Trilogy Collection, né dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario, ma della tanto rumoreggiata Switch Pro, la versione potenziata dell'ibrida Nintendo che dovrebbe tenere testa alla next gen delle compagnie rivali. Ci sono infatti interessanti aggiornamenti a riguardo, che tra l'altro danno anche importanti conferme sulla strategia dell'azienda di Kyoto in questi mesi. Prima di analizzarli nel dettaglio, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di rimanere aggiornati sulle news targate Nintendo e sul mondo dei videogiochi in generale. Iniziamo! In questi giorni si è parlato della Switch Pro in più di un'occasione. A riaprire le danze ci ha pensato prima un giornale di Taipei, l'Economic Daily News, secondo il quale la nuova versione della console sarebbe entrata in produzione entro la fine dell'anno per poi essere lanciata sul mercato nel primo quadrimestre del 2021. Rifacendosi a quanto riportato da numerosi produttori di hardware responsabili della produzione delle componentistiche dei Joy-Con e delle cartucce, le uniche informazioni disponibili sulle caratteristiche della console erano una generica interattività migliorata e una maggiore qualità del display. A meno di un giorno di distanza è stato l'autorevole portale di Bloomberg a confermare ulteriormente questi rumor, aggiungendo alcuni dettagli interessanti. La Switch Pro offrirà infatti maggiore potenza computazionale, il pieno supporto al 4K e sarà accompagnata da una nuova lineup di titoli pensati per trainare le vendite della revisione hardware. Se a conti fatti queste notizie non riportano chissà quali novità a proposito di un eventuale Switch Pro, modello di cui si parla in questi termini già dal lancio della Switch Lite, le informazioni più interessanti arrivano proprio sulla strategia di Nintendo e sulle tempistiche dei suoi movimenti. Come ormai facilmente intuibile, il 2020 ha segnato numerosi problemi nei cicli produttivi di tutte le aziende e la Nintendo stessa non è stata risparmiata. La Switch Pro nasceva quindi molto probabilmente come un progetto pensato per arrivare sul mercato entro la fine del 2020, con l'intenzione addirittura di anticipare la next gen di Sony e Microsoft. I disagi apportati dalla pandemia globale hanno creato dei forti rallentamenti nelle catene di produzione hardware, tanto che nel corso degli ultimi mesi Nintendo ha faticato a soddisfare la domanda relativa alla sua console, con importanti mercati come quello nordamericano e giapponese che si sono ritrovati a corto di console disponibili nei negozi. L'azienda quindi è andata incontro a una radicale riorganizzazione del processo produttivo, spostando la produzione dalla Cina a Taiwan, nella speranza di non incorrere negli stessi disagi degli ultimi periodi. Il ritardo dell'ampliamento della famiglia hardware di Nintendo Switch avrebbe portato quindi anche a uno slittamento di tutte le uscite software, il che spiegherebbe il relativo silenzio in cui si è chiusa Nintendo durante questa seconda metà del 2020. Secondo Emily Rogers, ad esempio, lo stesso Pikmin 3 avrebbe subito un ritardo di ben 6 mesi, avendo inizialmente un'uscita prevista per l'aprile del 2020. Recentemente, parlando di next gen e del futuro di Switch, avevo ipotizzato avesse ormai molto più senso una Switch 2 piuttosto che una Pro, ma a questo punto, considerati gli importanti slittamenti sulla tabella di marcia della grande N, una revisione potenziata della Switch a inizio 2021 potrebbe essere uno scenario abbastanza realistico. In fondo, già solo negli ultimi mesi, grazie a titoli del calibro di Animal Crossing, sono tantissimi gli utenti ad essere appena entrati nel mondo dell'ibrida Nintendo, ed estendere il ciclo vitale della console con una versione Pro pensata per migliorare le prestazioni senza creare un vero gap generazionale è una mossa che rientra perfettamente nell'ottica del creare un ecosistema che sia una vera e propria famiglia di hardware. Ma poracci, questo significa anche che Nintendo a questo punto sarebbe realmente pronta per ripartire in quinta, offrendo alla sua utenza un catalogo in grado di rivaleggiare con una next gen che è praticamente dietro l'angolo. Insomma, sì, per me questa è solo l'ennesima conferma che molto presto avremo un Direct a tutti gli effetti, ricco di novità e annunci di un certo spessore. E voi poracci, cosa ne pensate? Vedremo una Switch Pro nel primo quarto del 2021? E secondo voi, che caratteristiche dovrebbe avere?
Come al solito, vi aspetto nei commenti. Nel mentre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi aggiornamenti su Nintendo, Switch Pro e il fantomatico Nintendo Direct. Io sono il Poro Switch, Pro Michele, ciao!